A Vasto da ieri è iniziata ufficialmente l'era di Ottavio Palladini, l'ex tecnico del Teramo, infatti è il nuovo timoniere degli aragonesi per provare nella prossima stagione un nuovo assalto alla terza serie. Dopo l'interruzione del rapporto con Gianluca Colavito, l'ex centrocampista del Pescara è sempre stata la prima scelta e il patron biancorosso Bolami ha dato il via libera al direttore sportivo Micciola per concludere la trattativa proprio con Palladini, che al sito vasport.it si è detto entusiasta della nuova avventura. Le sensazioni sono positive anche perché il presidente l'ho conosciuto l'anno scorso, quindi quest'anno negli ultimi giorni mi ha cercato e con entusiasmo ho accettato questa proposta, perché penso che Vasto sia una piazza dove si possa fare calcio, cercare di fare meglio dell'anno passato e, perché no, provare a fare qualcosa anche di riportare entusiasmo, di riportare voglia in una piazza dove già c'è molto entusiasmo, ma con i risultati e soprattutto con la passione e con magari una squadra che possa dare tutto in campo, a riportare entusiasmo al massimo. Prometto massimo impegno, lavoro e soprattutto di cercare di mettere in campo una squadra battagliera, perché penso che il tifoso voglia vedere sempre una squadra che lotti fino alla fine e, perché no, che faccia anche, se è possibile, del buon calcio per far divertire. L'altro cambio è a Francavilla, con l'addio di Pierluigi Iervese e l'ufficialità di qualche giorno fa di Paolo Racchini. Dalle ottime esperienze con l'Angolana, il giovane tecnico adriano adesso se la vedrà con la quarta serie. Probabile che sarà un Villa più giovane che cercherà di centrare i play-off mancati di un sogno in questa stagione. Approdare in una società importante e ambiziosa come Francavilla mi riempie d'orgoglio. Poi diciamo che io Francavilla ce l'ho nel cuore perché ho iniziato la mia carriera da calciatore professionista proprio lì. 1989? Sì, sì. Prima annata tra i professionisti e quindi ci torno da allenatore, ovviamente sono molto molto contento. Che Francavilla dobbiamo aspettarci per l'anno prossimo a grandi linee? Francavilla ambizioso, ovviamente io ho parlato con il direttore d'Ercole, con Candeloro, loro sono molto ambiziosi e ovviamente vogliono fare bene anche il prossimo anno. Bene vuol dire cercare di fare meglio di quest'anno. Per me quest'anno è stato fatto un bel lavoro, quindi faccio i miei complimenti comunque al mister Iervese per il lavoro svolto. Ovviamente quello che mi chiede la società è di continuare a fare bene anche nel prossimo anno. A Pineto, dopo la finale playoff persa col Matelica, è probabile che Amaolo resti sulla panchina biancazzurra, confermato anche il direttore generale Gianmarino, che costruirà la rosa nella prossima stagione. Ancora da capire se andrà in porto o meno la holding di cui il dirigente aveva parlato qualche giorno fa, proprio ospite della nostra emittente, che potrebbe schiudere per la società del presidente Silvio Brocco, qualora si realizzasse anche la prospettiva di una domanda di ripescaggio. Tra Fabio Montani e il San Nicolò, invece, dopo la salvezza conquistata con la Jesina, sarà addio. Il neopromosso Giulianova invece, dopo la vittoria del campionato di eccellenza, dovrebbe puntare su Guido Di Fabio, anche lui protagonista nel massimo campionato regionale, ma sulla panchina del Martinsicuro. Ad Avezzano invece la disponibilità di Paris a tenere Giampaolo c'è, e come, da valutare però se ci sono offerte per l'allenatore provenienti da categorie superiori.